Anche una miniera di epoca medievale può essere un'attrazione turistica. Ne è convinta la Società di Mutuo Soccorso di Brosso, in Val Chiusella, provincia di Torino, che ha organizzato una conferenza stampa a Palazzo Laskers per promuovere il progetto di valorizzazione del territorio comunale del piccolo centro. Si tratta di un'area di montagna con grandi potenzialità turistiche per la presenza di antiche miniere conosciute a livello internazionale, senza dubbio tra le più antiche, se si pensa che le prime gallerie furono scavate al tempo dei Romani e nel Medioevo. La miniera di Brosso è un labirinto di cristallo, sono 180 km di gallerie, 63 imbocchi. È una cosa antica e grandiosa, quindi rispetto a tante altre miniere che sono state recuperate, questa può essere un vero valore per Brosso. Abbiamo scritto nel progetto che, oltre all'accompagnamento di chi vuole visitarla, vedere i numerosissimi tipi di minerali che ci sono ancora e che purtroppo sono stati rubati negli anni, la miniera può essere anche utile proprio per diverse cose, dall'invecchiamento del formaggio e del vino che abbiamo messo nel progetto, alla speleoterapia.